E salve raga e benvenuti su questo nuovo episodio di Son Goku Basara Samurai Heroes. Ok, allora, nel precedente episodio avevo chiesto chi dovevo andare ad affrontare questa volta fra i Deaki e Tenkai Mototika Kosokabe e Aurisa Amago. Ora, un attimo che vado a vedere sull'ultimo episodio se qualcuno ha risposto a questa cosa su quale devo andare ad affrontare. Lo faccio. Se nessuno ha detto niente, allora scelgo io. Vediamo. Allora, ok, nessuno ha detto dove andare, quindi si va da Hideaki e Tenkai. Via. Let us finish this swiftly, Yoshitsune. Oh, quanto mi divertia con lui. Allora, ora qui c'è una scelta da fare: o seguire Tenkai o seguire Hideaki. Allora, Tenkai, stay close behind me! Tranquilli raga, che io seguo Hideaki perché Tenkai devo inseguirlo in un secondo momento, in un'altra parte, perché poi lui in realtà è un seguace, cioè uno dei generali di Oda Nobunaga, che si è finto un monaco non violento e mostra la sua vera natura da sadico quando qui Deaki non lo vede. Ecco. Quanto mi fa pena Hideaki, perché lui è un codardo. Se fosse per lui, mangerebbe verdura tutto il giorno. Ecco, brava, va a prendere un po' la strada, Comunque, a Tenkai raga penserò con un altro personaggio. Ecco, perché non voglio fare scontri inutili su un altro arco narrativo, ecco.
other stuff that's going on in the world. Che al momento non posso varcare quel corso narrativo, ecco, quel percorso di storia, solo con un altro personaggio che per adesso non è disponibile. E adesso vai! Tranquillo, scateno la mia ira. E voilà. Quanti soldi? I wouldn't advise you to stick around. This is it. Mi dico scala falso che non sei altro. Ok, so che è tipo uno scarabeo, ma per missionari è uno scarafaggio inutile che deve solo ubbidire a lui. Cioè, perché missionari vuole la obbedienza assoluta. Chi non ubbidisce a lui deve morire subito. Ecco, corri. Ecco lì il suo mangiare, tutta la sua verdura e roba così. Che forno, eh? I should be safe here for the time being. And now that I'm finally by myself. Si mangia i ravanelli. Certa roba, dove cavolo vanno a prendere? Che è così gigante. Beh, immagino che nel Giappone queste cose sono normali da trovare. Poi negli anime. Mori. Affrontate la mia rabbia, il mio dolore, tutta l'oscurità che ho in corpo. Ok, voi mi ignoro. Aspetta, quali due ninja adesso? No, vabbè, forse sono a parte, ma sono in questo stato. Allora, ecco quello che devo fare. Time to stop yourself. You have time to work for the Toyotomi. All right. You should have behaved yourself. Sir, what should we do with him now? What do I have to do to become a decent general? Poi questo qua, raga, è quello più debole, ma è quello più resistente tra i generali. Comunque, meno male che non è disponibile tra i personaggi da sbloccare. Però il Son Goku Basara Heroes 3, sì, dovrebbe esserlo.
E avrei anche voluto portarlo il secondo. E quello è un po' un casino. Nel secondo gioco, per la Wii di Basara Heroes, allora, in quello ci sono tutti i personaggi dell'anime tra le Mitsunari e le Yasu, perché quelli sono della stagione 1 e 2 dell'anime. Quindi poi vederli anche tutti insieme è un gran casino. Eh già. Go on! Oh wait! No, never mind! Go on! Ok, voi non spegnete i forni, capito? Devo sistemarlo. Questo maledetto. You expect me to pick up your soul and do this for you? Morite. Everywhere I look, bodies are around. It seems this is all this world has to offer. Comunque, se si vuole salire di livello, fare questo è molto utile. Perché una volta conquistati i posti, ecco, Hideaki manderà i suoi soldati a recuperare le varie torrette per riaccendere il fuoco. Quindi se questo se lo lascia fare, i soldati saranno sempre all'infinito. Quindi si può combattere all'infinito così. Sia di livello basso. You are a petty vexation. A problem easily remedied. E le vostre lavi non mi toccano. E il forno è spento! Cioè, adesso esci fuori che te le do di tanta ragione, guarda! Ma come è spuntato? Ma da come? Ok, ora è uscito fuori. Ma le torrette non ce le faccio riprendere. Ne basta solo una per prendere di nuovo questo qua, che si ritira. Vai. Ideati, vengo a prenderti prima che sfuggi, oppure sfugge quando tutte le torrette sono conquistate. Dove cavolo vai? Vieni qua. Poi il suo livello si è abbassato di forza. Da livello 5 mi sembra è livello 2. Ecco, è tutta la pentola. Maledetta con la pentola. Quello lì mangia
Io devo finire in fuoco per farlo stringere, ma guarda. Gustaglio. Maledetto. Muori. Una cosa che dà rottura è questo livello, che ogni volta che conquisto una torretta, con, normalmente, ecco, questi qua vengono fuori, noi soldati vengono fuori dal nulla. Una cosa che è, mi fa un po' arrabbiare, e poi è un po' faticoso. Ok, è riapparso? No. Ok, dovevo perdere troppo tempo con loro. Ok, di nuovo tutto. Così tutto in fuori sono di nuovo spenti, è quello che arriva. Preparati alla mia ira! Ti farò assaggiare la lenta agonia. Ok, non è proprio di, non è proprio così, ma che si dice, ma vabbè. Dato un po' di sconfitto e evitare quella verdura di... Ma che cosa? Fatti a tagliare piccoli pezzetti, luido. Beh, non è quello scontro. Sei finito! Tu e la tua verdura è andata male. Adesso guardate che fine fa. Quanto mi fa pena Hideaki, ma mi diverte tanto. Che razza di perdente. Bene. Allora, sono a livello 20 e ho la super tecnica Serminio, bellissima, che vi farò vedere nel prossimo episodio. Adesso vediamo gli altri cosa fanno, chi vince, chi perde, e vediamo cosa devo fare, cosa devo scegliere. Mitsunari, I don't mean to alarm you, but it seems Ujimasa has formed an alliance with Ieyasu. Ujimasa?
Are you talking about that senile old fool? The one who was defeated under the banner of Lord Hideyoshi. That would be him. That withered old man still draws breath only because of Lord Hideyoshi's mercy. Yet he allies himself with Iyasu. That ignorant, arrogant fool! It's unforgivable! What should we do? What do you think? Next time we meet, I will end his worthless, traitorous life! Ok, quindi... Posso andare ancora al Mototica o ancora questo qua? Quindi vado da Mototica nel prossimo episodio. Quindi raga, ciao!